Ritorniamo sul tema della gestione dei rifiuti spiaggiati sull'arenile delle località turistiche balneari del Veneziano, ovvero di quell'ingente quantità di materiale depositato sulle coste del litorale a seguito degli eventi atmosferici, che pesa non poco sul bilancio dei comuni interessati. Se ne è parlato a Mestre nella sede della provincia. Sentiamo. Nella sede di Mestre della provincia di Venezia, gli assessori provinciali all'ambiente Paolo Dalla Vecchia e alla protezione civile ai parchi Giuseppe Canali hanno partecipato all'incontro con i rappresentanti di regione e comuni sulla gestione del rifiuto spiaggiato e ripascimento del litorale dopo il maltempo. Uno degli obiettivi dell'incontro era quello di individuare insieme alla regione un preciso percorso per gestire l'emergenza più prossima in modo da arrivare a soluzioni sistematiche e definitive. Stiamo lavorando per fare un sistema che riesca a aprire la stagione turistica consentendo ai concessionari, agli albergatori e al comparto turistico di avere le spiagge del Veneto pulite. Naturalmente il tema passa anche per la leva finanziaria, perché la massa di rifiuti solidi urbani, in parte biomassa ma anche plastiche, anche vetro e anche altri materiali che sono giunti sulle nostre spiagge, è molto consistente. Durante l'incontro è stato ribadito che il rifiuto spiaggiato è classificato dalla legge vigente come rifiuto urbano e che una recente delibera della giunta regionale dà la possibilità ai sindaci direttamente interessati di adottare apposite ordinanze che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Anche i rappresentanti dei comuni interessati sono intervenuti, in particolare Eraclea ha rilevato che la questione interessa tutta la costa e va affrontata in sinergia. Si è associato anche Cavallino, che ha posto l'attenzione sulle modalità del ripascimento e i costi. Jesolo ha chiesto di avere delle indicazioni operative sulle ordinanze previste dalla delibera regionale. Bibione ha rilevato che la cura e la tutela della spiaggia è fondamentale per un settore importante come il turismo ed è necessario di erogare con i vari enti. Ha suggerito inoltre di considerare la possibilità di coinvolgere anche i comuni a monte per il pagamento delle spese dello smaltimento dello spiaggiato. Oltre agli aspetti ambientali di difesa del suolo, sono stati affrontati anche quelli relativi alla protezione civile. La protezione civile regionale sta infatti raccogliendo le schede per censire i danni provocati dagli eccezionali eventi meteo di questi ultimi giorni. Beh, noi abbiamo ovviamente invitato con una nota tutti i comuni a documentare i danni derivanti dall'ultimo evento, diciamo, di tipo alluvionale, ma non solo, nivologico e comunque la quantità d'acqua che ha interessato la nostra regione, al fine di descrivere bene tutti i danni che hanno avuto sia private imprese che le parti pubbliche, insomma, e quindi per poter redigere la dichiarazione da parte del governo centrale dello stato di emergenza, entrare in possesso appunto di tutti i dati disponibili su questo e dei danni subiti.